Eccoci qua. Buonasera, benvenuti. Aspettiamo che... Eccoci qua. Benvenuti. Buonasera a tutti voi. Aspettiamo che vi collegate e che mi dite se mi vedete, se va tutto bene. Io intanto mi sono ben attrezzata. Buonasera a voi. Mi sentite bene soprattutto? È importantissimo perché stasera non ho, diciamo, auricolari di solito. E quindi avevo piacere se mi dite che mi sentite bene, ecco. Perché per me è molto importante. Anche perché ogni tanto si vede e si sente bene. Grazie. Come state? No, 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 non c'è bisogno della data di nascita, niente di tutto questo. Adesso mi spiego subito. Oh, che belli, che carina! Chiara. Ok, dai. Ora iniziamo subito. Allora, sì, si inizia proprio così. Nel senso, adesso mi spiego meglio che così riusciamo a coordinarci tutti. Aspetta, che abbasso un po' queste luci, c'è una luce incredibile, eh? E ciao, ciao Mirella, grazie, grazie. E allora, come avviene? Stasera voi sapete che io sono una viaggiatrice astrale, no? E come viaggiatrice astrale viaggio nell'oltre, viaggio nella... faccio questi viaggi nel passato, anche nelle vite precedenti delle persone. Ogni tanto qualche flash di un viaggio del futuro, ma sono solamente flash. Detto questo, chi vuole avere, ve lo dico prima, chi vuole avere degli approfondimenti, vuole avere uno spazio solamente individuale, può chiedere informazioni su Messenger. Invece, in questa diretta, ecco, a me interessa solamente per fare, faccio una cosa un po' diversa stasera, no? Giusto per spiegarmi meglio di che cosa sono i viaggi astrali. Io ovviamente andrò, non serve la data, ve lo dico prima, non serve la data. Assolutamente no. Ciao Anna Maria. Io viaggio nell'oltre, vado di là, ci sono le persone che mi vengono incontro, io non le posso chiamare per nessun motivo, per niente. E poi mi cade l'occhio sulla vostra chat, basta vedere il vostro nome e inizio a dare i messaggi. Lo stesso discorso vale per le vite precedenti. Ovviamente la diretta è di un'oretta, quindi ne vedrò qualcheduna a random. In questo caso andrò a scegliere chi l'ha fatto profilo con il viso. Detto questo, guardo il viso e inizierò a vedere una vita precedente. Sono solamente, vi ricordo, dei frammenti di vita che io vedo, no? Quindi cercheremo di spiegarli insieme. Se però, essendo che mi aiutano quelli dell'oltre, se guardo la vostra foto e vengono qualcuno a dare un messaggio, allora in questo caso sarà per me di preferenza darvi il messaggio delle persone che sono nell'oltre piuttosto che darvi il flash della vostra vita precedente. Ok? Non mi scrivete le date, non è una diretta di cartomanzia. Non mi serve, non la conosco, non è di mio interesse. Ok? Mi raccomando, allora ci predisponiamo tutti con tanto, tanto, tanto amore. E l'importante è che abbiate una carità nel cuore. Se avete veramente tanto bisogno, mi permetto di dirvi che chiedere non costa nulla in privato. Non insistete troppo nella chat perché sennò si intaserebbe, questo lo dice sempre anche Mirella. E quindi questo è, ok? Allora, vi dico già subito che ho
un messaggio perché l'ho vista nella chat, e adesso prendo subito da questo telefonino che vedo meglio. Eccomi qua, ciao ciao. Ok, vedete, questa ragazza, questa signora non mi ha detto assolutamente nulla. E mi è partito subito il messaggio per lei. Wow, ok. Allora, la signora è Chiara Genova, che mi ha detto occhi belli, mi ha salutato così, è stata anche molto molto carina. Ok. Allora, Chiara, c'è questa signora con un capello scuro, pensa che te dalla foto sei sul chiaro, invece questa donna che vedo dall'oltre per te è scura, ok? Ed è lei che addirittura il suo messaggio, che è ancora più bello, e non credevo che fosse così, il suo messaggio è quello di darmi un flash della tua vita precedente, quindi credo che incredibile, ma vero. Ok. Allora, questa signora mi accompagna in questo mio velocissimo viaggio e il flash che vedo per te, Chiara Genova, è quello di vederti vestita di... Oh, cos'è? Mamma mia. Oh, wow. Eri in una sorta di... Ok. Adesso riesco a capire cosa vedo. Innanzitutto non siamo in Italia, ma sicuramente siamo, credo, nell'America Latina, ed eri vestita, fai conto, come una sorta di suora, quindi eri in una forma religiosa, però eri tutta vestita di bianco, ma era un bianco da lavoro, cioè non era, non eri una sorta di religiosa che sta nel convento e prega, assolutamente no, perché ti vedo nell'orto, ti vedo in questa terra arsa che tu stai cercando in tutti i modi, in tutte le maniere di trovarci qualcosa di buono, di far fruttare, no, questo terreno così arso dal sole. E stai ridendo, sei olivastra. Hai un colore scuro, no? E stai ridendo perché hai questi bambini tutti scalzi, no? Sembra quasi Messico per darti l'idea, una zona tipo Zorro per darti, ecco, l'idea di cosa vedo, anche come collocazione del tempo. E ci stanno tutti questi bambini attorno che sono molto felici perché tu sei riuscita a produrre degli ortaggi proprio. Che sembrano tipo, passami il termine, delle carote, ma non sono carote, sono degli ortaggi proprio di quel posto lì. Questo è il flash che io vedo. La signora che viene dall'oltre, che mi ha proiettato subito in questo flash, viene a dirti che tu, come hai creato allegria e armonia in questa vita precedente, in questa la stai ricreando, e quindi è molto orgogliosa di te perché la stai ricreando questa armonia, solo che in questa tu hai gli adulti, mentre nella precedente capisco che tu invece avevi tanti bambini poveri, ok? Quindi ecco come avviene. Grazie, Chiara, di avermi dato il via da questa nuova situazione. Quindi guardo adesso se riesco con il vostro viso. Chiara Genova, eccola qua. Eh sì, mamma mia, come sei diversa. È proprio abbronzata, cioè abbronzata, veramente lei proprio di colore. Belli questi tuberi incredibili. Tuberi, mamma mia, e poi tu eri così felice. Se, io penso che adesso non le mangerebbe neanche se proprio una vita di niente, si è fatta di niente. Però eri molto felice, eri piena di sorrisi, molto bello. Spero che tu possa ricreare la stessa cosa qua. Quindi,
mille a tutti voi. Quindi adesso proviamo a vedere se riesco a prendere il viso. Occorre solamente che avete il viso. Non mi date il nome, non mi date la data, perché uguale al vostro viso parte il viaggio. Poi ogni tanto mi fermerò per passare nell'oltre a vedere se c'è qualcuno, ok? E poi vabbè, tanto poi decidono loro. Avete già capito com'è, cosa succede, no? La manioca sono i tuberi latini. Dea 32 ormas. Ti sta aiutando, grazie di questa condivisione fra tutte noi. In fondo siamo una grande famiglia. Barbara Collu. Barbara Collu invece, io vedo il flash della vita precedente. E questo flash della vita precedente. No, scusami, è arrivato anche un signore alto, magro, molto bello dall'oltre, che mi ha bloccato subito, però adesso poi te la dico anche. Mi hanno detto guarda che ci sono anch'io, quindi questo signore ha un carattere molto forte. E mi faccio guarda che digli che ci sono, digli che ci sono sempre. E lo dice con molto affetto, con grande amore. È un uomo di un'eleganza innata. Sai di quelle persone che anche quando li vesti di stracci, non è mai vestito di stracci. No, non sarebbe mai stato vestito di stracci, però se fosse stato vestito di stracci sarebbe stato elegante comunque. E quindi è venuto lui, quindi non mi ha tolto subito perché mi è caduto l'occhio, no? Essendo che vado a random, per quanto riguarda le vite precedenti, però non è molto facile perché sono collegata anche con l'oltre, no? E c'è quest'uomo che così elegante che dice che si farà sentire da te con un campanellio, quindi riuscirai a sentirlo tramite questi piccoli campanelli ed è quello che voleva dirti grazie ed è già andato. E invece io proseguo con te per la vita precedente. Il flash che vedo è quello di un ragazzo, quindi un ragazzino, un uomo. Giovane col cappello a caschetto biondo e patito un po' la fame, se devo essere sincera, sembra quasi che era un po' come nella guerra, no? Ecco, ti direi che andiamo sembra nel nord Europa. Quindi non so quanto te possa piacere il Nord Europa, anche perché se da un lato forse lo potresti trovare quasi familiare, passami il termine, dall'altra parte sicuramente ti dà un senso di paura, perché comunque hai patito un pochettino la fame. Detto questo, vedo solo questo flash di questo ragazzino, quindi credo che in te ci sia ancora un po' di questa giovinezza meravigliosa, che ti fa guardare le cose comunque vada con una sorta di sguardo dell'adolescenza, lo chiamo io, no? Ma credo che mi capirai benissimo. Manioca, sono i tuberi latini. La manioca, bah, grazie. Ma oh, vieni qua. Ok. Premiano sempre queste cose. Allora, Dea 32 Ormas. Da te c'è questa signora che viene, quindi non c'è il profilo, quindi per me sarebbe difficile a prescindere vedere la tua vita precedente, ma mi hanno fermato ben 3 volte
il tuo nome, cioè quindi rileggo la tua frase, mi passa su e giù anche se è scritto una volta sola. Incredibile questo, bravissimi. E sei bravissima a scrivere una volta sola anche. Mi fa, viene da te questa signora, una figura femminile meravigliosa, robustina, ti dirò, alquanto robustina. È morbida, è una donna morbida, una donna simpatica, una donna che ride a prescindere, ok? Quindi ride, ride simpatica, arriva al sorriso ancora prima che arrivi lei. Quindi lei cammina sorridendo e quasi ridacchiando. Ok? Esattamente così come ti sto facendo vedere. Ok, dice che non esistono le distanze, sai? Dea, non esistono le distanze, non esistono e io sono dentro di te sempre e tu sei dentro di me sempre. Ok? Aspettate che mi rimetto un po' più giù. Com'è? No, Marina, allora, i bambini che sono nelle pance, no, non comunicano. Perché mai? Almeno che io sappia. Ok, ti aiuto anch'io, Mirella. Poi? Mirella. Diceva Mirella nella chat, se voi scrivete convulsamente sempre, 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 vedrete che io non riuscirò mai a darvi, è difficilissimo che vi dia un messaggio perché dall'altra parte, nell'oltre, mi stanno seguendo e prediligono le persone che sono in silenzio e sono in attesa e sono piene d'amore. E non di rancore, che danno un pensiero di cuore e non di sofferenza, che non chiedono, ma rimangono in ascolto, perché tutte noi abbiamo bisogno, tutti, chi sta ascoltando le mie dirette. Ok? E non è di cartomanzia? Non posso darvi dei consigli sulla vostra vita perché non sono una life coach. E per quanto riguarda invece le persone dell'oltre vi assistono energeticamente, ma non vi danno indicazioni su cosa poter scegliere o no, perché questa vita è una vostra lezione che solo voi dovete decidere cosa dovete fare. Allora, vi dicevo, scusate, ma datemelo. Per favore di Mirella Greco che la conosco. E Mirella, tu eri, perché immagino che, ed è giusto anche, no? Che possa vedere lei, perché conosco il suo volto. E a lei io con grande amore mi rivolgo, visto il grande amore che dà in queste dirette a tutti noi, no? Mirella è stata un uomo, quindi ha la forza, per fortuna, pratica, che tutti gli uomini hanno e noi donne alle volte un po' meno ci perdiamo nei meandri della vita. E era un uomo che, un bellissimo uomo, vedo l'Africa, quindi lo vedo scalzo, lo vedo di un colore di pelle meraviglioso e lo vedo fresco e lo vedo pulito, con una bellissima moglie, no, veramente con delle bellissime mogli e con molti figli. Credo, Mirella, che Mirella Greco in questa vita tu possa sicuramente amare i vestiti comodi.
anche perché in questa vita qua, da uomo di colore, tu vivevi nella libertà più assoluta, non avevi alcun tipo di restrizioni. Credo che tu possa odiare follemente il tradimento o la bigamia, perché vedo che le tue mogli litigavano molto tra di loro, quindi sai quando si dice se torni in vita me ne scelgo solo una, ecco, in realtà forse ti è rimasta impressa questa cosa, quindi il tradimento non è, e la bigamia è una cosa che non credo che tu possa tollerare in questa vita. Questo è quanto per Mirella. Ami l'Africa? Ah, Mirella, bene. Un caldo, accidervolo, anche no. A me non piace niente, niente. Ok. Wow! Abbiamo una francese. Michela Bellomo, sei francese. È partita proprio di netto. A Firenze, in Francia, però non siamo nell'alta Francia vicino all'Inghilterra, ok? E Michela Bellomo ti vedo in questa veste, tipo un po', non eri proprio una contessa, assolutamente no, però avevi questi vestiti ampi, questa grande coprigonna davanti, no? E avevi tutti i capelli acconciati in su, ed eri estremamente bella, molto bella. E ti vedo eri come in una locanda, no? Però una locanda molto bella, molto, non pensare una locanda di quelle brutte, assolutamente no. E hai vissuto forse non tanto come anni, ma sei stata molto molto allegra. Spero che in questa vita tu possa affrontare nuovamente questa allegria, perché in questa vita, a differenza dell'altra, sai, l'altra mancava talmente tante cose che la paura non c'era, non esisteva quasi, no? Veniva esorcizzata in qualsiasi modo. E adesso invece è un po' più difficile, ok? Campanelli, niente, no. Ho tutte le suonerie tutte chiuse. Bene, Mirella, sono contenta che ti è piaciuto. Mannaggia, e ora non mi fila più nessuno. Simpatica la nostra Mirella. Beh, sì, hai avuto un sacco di mogli, in effetti, basta. Ecco. Ok. Marina Lorè. Avevi il profilo, volevo dirti della tua vita precedente, invece no. Viene viene quest'uomo dall'oltre per te. Un pochettino ti assomiglia negli occhi, per quello forse mi è caduto anche lo sguardo. Ok, ti farà trovare l'odore. Che pianta è questa? Oh, quest'uomo è un po' difficile. Possiamo dirgli se mi può dire delle cose un po' più facili? Grazie. Mi fa vedere una pianta aromatica e quindi tu sentirai l'odore di questa pianta aromatica quando sai che lui ti è vicino. È un signore che ti dà energia positiva, sa che in questo momento ne hai bisogno
E non è facile, però ne hai bisogno, ecco. E quindi ti darà questa energia positiva, è molto contento comunque della forza che hai. Non pensava che ne avessi così tanta e dall'oltre, certe cose ovviamente, questo te lo dico io che lo so, si vedono anche molto molto meglio. Quindi, niente vita precedente. Ecco, sì, ok. Daniela Viglino, il tuo viso me lo ricordo in un viaggio astrale che ho fatto nella vita passata e mi ricordo benissimo che eri un uomo. Ed eri un uomo. Tipo nel tempo della rosa, come si chiama quella fin lì? Eri strano che vedo due figure religiose nella stessa chat, tra l'altro. Però tu eri una figura religiosa diversa perché eri vestito di nero ed eri un po' come dell'Inquisizione, lasciami il termine. Quindi vivevi molto nella superstizione e nella paura ad essa correlata. Per fortuna, se tu sei qui, Daniela Viglino, mi fa ben sperare che in questa vita hai trasformato la superstizione o i segnali ad essa correlati adesso con la spiritualità e sicuramente non hai più paura. Mi mettete Anna Tirelli, dice: la tua voce trasmette molto amore, è curativa. Pensa con un solo polmone la fatica che si fa a tirarla fuori sta voce. Però la cosa carina è che mi mettete in imbarazzo se vi date del lei, quindi chiedo la cortesia se potete darmi del tu. Ok. Grazie, grazie. Dunque. Andiamo a eccola qua. Oh mamma mia, che fatica. Lis, boh. Lazzaro De Marchinetti. Ho sentito la voce nonno, non so che tipo di nonno sia, se un bisnonno o un nonno per te, questo non riesco a capirlo, però mi ha detto proprio nonno. Però la parte più incredibile è che ho sentito proprio la voce nonno. Quindi, quello che posso magari chiederti in realtà, più che descriverti, è di pronunciarlo anche tu a voce alta, nonno, esattamente con questo tono. Forse c'è questa persona che può essere un tuo nonno come un tuo bisnonno, io non ti conosco ovviamente, quindi non posso sapere che tipo di nonno sia, ripeto, uomo, ok? Però ecco, una voce molto dolce. E ti avvolge e quindi quando ti avvolge tu dovresti sentire dei brividi, ma dei brividi strani, no? Che non sono quei brividi lis di freddo, sono dei brividi particolari. E questa è la sua maniera per dirti che dall'oltre sei comunque protetta dai tuoi cari, ok? Quindi non sei mai sola, non sei mai sola. Il nome della rosa. Federica, eccola qua.
preso. Ah, Federica, Spagna. Siamo in Spagna, ma più che la Spagna, Federica Arcani, ti direi Portogallo. Perché il Portogallo, mi dici tu? Perché il flash che io vedo della tua persona sono partita e sono nel verde più assoluto. Ma verde per me, il Portogallo è verde, non so il perché, però per me è associato al verde. Nel Portogallo ci sono dei profumi, quindi agrumati, quindi molto probabilmente in questa vita può essere che tu ami dei profumi agrumati, arancio, cedro, limone, ok? Ed è avuto una vita donna, avevi i capelli lunghi lunghi, io li vedo qua nella foto corti, non sembri proprio te, erano lunghi 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 lunghi. Poi li accorciavi proprio, li tenevi proprio in questo modo qua. Wow! Era una cosa bellissima. E forse è per quello che ce li hai corti, perché deve essere stata una roba a lavarli tutte le volte. No, vabbè. E quindi ti ricordo questo verde prato, verde scuro, il verdone proprio, e questi colori. Se vuoi ritornare un po' alle tue origini dalla vita precedente, ti consiglio magari di portare questi profumi, no? Che sono a te molto molto, dovrebbero essere ancora in questa vita molto molto affini. Ok? Mi fa ridere, non so perché ho detto Marina, non lo so perché io non me lo ricordo. Sono completamente nel viaggio, quindi sto guardando le vostre chat. Grazie mille dei feedback. Forse quando si crede una cosa che non è. Ok. Alessandra, no, non cercate di guardare dietro di me. È una diretta, ti dico Alessandra Giova perché mi scrive giustamente che vedo un uomo dietro con cappotto rosso, no? Se non erro, ok. E non ho capito se lo vedi dietro di me o dietro di te, mi è venuto un dubbio. E quindi ho piacere che non guardate me, perché io sono al vostro servizio questa sera. E quindi ho piacere che ascoltate ciò che ho da dire per voi, più che voi qualcosa da dire o da guardare di me. Perché che siate un po' sensitivi, assolutamente, se siete qua in questo gruppo meraviglioso, grazie a Gaetano Vivo. Ovviamente vedete magari alle volte dei volti, però andate oltre questo, no? Lasciatevi cullare dalle mie parole, sono io al vostro servizio e vi ricordo non all'incontrario. Già, che impegno i capelli, mamma mia, Federica Arcani, mi è rimasta impressa. Quei capelli lunghi lunghi, ho detto ah, che belli. Poi dopo ho detto oddio, ecco perché ce li ha corti in questa vita, di sicuro. Ok. Bella, il tuo papà. Sì, beh, negli occhi ti assomiglio, sono negli occhi però. Marina Lorè, sto parlando con Marina Lorè. Dice grazie, il mio papà, hai visto. Sia i suoi occhi e sia un periodo un po' duro, ma combatto, dai. Sono
Sono felice che sia contento di me e vede la mia forza. Sì, neanch'io pensavo di averne così tanti. In effetti, nessuno pensava che tu ne avessi così tante. Invece, vedi, sei ricca di sorprese. Anche il tuo papà ha avuto molta forza. Non amo vedere verso la fine, però, eh. Ok. No, non è Irlanda. Ciao Dada. Bellissimo, bravi. Katia Gammaidoni. Foto profilo. Viaggio nel passato. Ok. Il flash che mi è venuto è di una bimba. È una bimba piccolina ed è una bimba, sai, di quelle. Adesso mi aiutate un po' tutti voi, vero? Avete presente quel film della Walt Disney? Quello dove c'è la bambina Wayana, quella piccola piccola, Oceania, ecco. Io ti consiglio, Katia Gammaidoni, di guardarti il cartone animato di Walt Disney, non so se Walt Disney, comunque Oceania, e perché questa bimba ti assomiglia veramente tantissimo, perché si meravigliava della conchiglia coloratissima, faceva amicizia persino col polpo, quindi tutto quello che rappresenta però, tieni conto, il mare. Di cui comunque capisco dalle immagini che vedo che ne aveva molta paura anche, quindi non ti immaginare che giocasse solamente con le stelle marine, che non si gioca, vi lo ricordo, con le stelle marine, però era così. Gaia Bellotti, eccomi. Chi è Gaia Bellotti? Che ho questo qua che ho detto. Chi è Gaia Bellotti? Gaia, aiutami. Eccola. Gaia Bellotti. Allora, scusate, ho fermato la chat di Gaia Bellotti, se no ho Katia Gammaidoni, ti ringrazio. E questo è stato per te, ok? Quindi guarda questa bambina perché vedrai che ti ci ritroverai, a qualche cosa ritroverai per questa vita, qualche ricordo. Gaia Bellotti ha detto: eccomi, eccomi. Sembrava Gianluigi, in effetti, perché anche Gianluigi, il figlio gnocco di Anna Maria Squeri, che sta nell'oltre, si presenta sempre con eccomi, eccomi. Ma ha detto proprio: eccomi, eccomi. È immersa nella luce, è tanto immersa nella luce che non riesco quasi a distinguerla, però ne ho sentito molto bene e stranamente anche la voce, strana che sento queste voci. Mi fa vedere una specie di soprammobile, non riesco a distinguerlo, sembra quasi una lampada che sta sopra questo mobile, da casa tua credo. E invece sta, penso a te, invece è arrivata questa persona che mi ha detto eccomi, eccomi. È arrivata questa persona dall'oltre e con questa luce sul gia un giallo molto acceso. Quindi quando tu vedi dei flash di luce gialla, sappi che si presenta così vicino a te. Non ti ha mai lasciato. È solamente che il dolore che tu provi fa sì che non si riesca a non riesce, non ce la fai, come se tu avessi messo un muro, no? Quindi il messaggio è quello di cercare di ricordare il più possibile cose belle e di togliere questo muro incredibile, perché lo sa, tu sei sensitiva, dai, lo sei sempre stata, quindi non riesci a capire come mai non riesci a sentire, ok?
forte. Monica Massacesi, acidervola ragazzi. Bellissima, bellissima. Monica Massacesi. Gli Incas è il tuo popolo? Quindi ti consiglio di andare in Perù, sì, e vedere anche vestirti con la lana di alpaca, perché è proprio il tuo, il tuo tessuto, ok? Quando vedi qualcosa che vola, un foglietto, qualcosa, tu rimani incantata, perché vedo proprio questa scena nella tua vita passata, che ti vedo alzare lo sguardo e guardare questi foglietti che tu scrivevi e poi mandavi al vento per la credenza, boh, non so, forse una credenza, ma è una credenza, immagino io, di poter vedere tutto questo, no? Ti vedo con queste sciarpe, con questa lana che pur leggerissima era caldissima, e ti vedo sorridere sempre. Sai come fanno un po' i cinesi quando li vedono? Che è uguale, uguale. Monica Massacesi, ti chiedono, dall'oltre questa volta arrivano, di poter ritrovare anche per te questa allegria che hai avuto nella tua vita precedente, e che non è possibile che la vita pieghi non è possibile che la vita ti pieghi. Non è possibile. I tuoi familiari dall'oltre, i tuoi familiari non stretti, sono del tuo albero genealogico, perché mi fanno così, come dire, guarda che noi veniamo da un po' lontano, non siamo vicini vicini come familiari, ma siamo lontani parenti, ecco, siamo dei parenti, ti direi più così, vengono da te proprio per dirti questo, che non riescono a capire. Forte come sei e della tua famiglia, così forte, queste tempre incredibili che hanno sopportato di tutto, non è possibile che tu ti pieghi. Non lo devi permettere e non permetterlo a nessuno. Questo è il loro messaggio e questa è la tua vita precedente. Togliamo Monica Massacesi e andiamo di là. Siete tutte bravissime stasera, davvero. Ma è meravigliosa sta cosa. Eccola qua, ti prendo. Eliana Tramontana. Com'è dura essere donna in questa vita, quando nella precedente eri proprio un uomo? Posso dirti che eri un uomo? Credo Croazia, sì. E una specie di Croazia, quei posti lì. Sì. Sei un uomo, sei con pochi capelli, stai giocando a una specie di carte, stai ridendo, stai bevendo, e so che non avevi un gran senso di. Cioè, le donne per te erano un po' un utilizzo, passami il termine, ma purtroppo eri proprio così. Io penso che in questa vita. Cioè, giusto per darti delle conferme, di quello che sto dicendo, che io lo sapete che voglio sempre darvi delle conferme, perché voi dovete avere queste conferme, perché è vero che io parlo con quelli dell'oltre, è vero che faccio viaggi astrali, è
È vero che siamo nella spiritualità, però è vero che stiamo parlando e io sono materia qui, come voi. E quindi che cosa ti ricordi? Sicuramente da questa vita il rapporto con le donne non è proprio il massimo, cioè nel senso che ci sono delle persone che... Oh, fai proprio così, no? Malgrado tu stessa donna, proprio non, alle volte proprio non le sopporti. E hai anche alcuni aspetti abbastanza tipici del maschile, ecco. Solo che in questa vita, fortunatamente, ti hanno dato moltissimo, ti hanno lasciato una parte estremamente, sei alla ricerca sempre del femminile, proprio perché, giustamente, nella vita precedente l'hai cercata tanto da un verso, adesso devi cercarla tanto da quell'altro. Abbiamo quasi finito. Vi ricordo che dopo di me c'è Gerardo Palumbo. E via. Antichi Celti. Foto primo piano. Annalisa Gentile. Eccoti qua. Eccoti qua. Ok. Ok, Annalisa Gentile, andiamo in India. Lo vedo, lo capisco da dove, da come sei vestita. Hai questi braccialetti tintinnanti, hai queste stoffe colorate, leggerissime, meravigliose ed estremamente sensuali e molto, molto femminati, molto, molto, molto profumati, anche queste stoffe molto, molto profumate. Diciamo che ti circondi di cose belle perché la tua vita precedente in India era nella parte bella, nella parte dove stavano bene, non era di certo nella parte povera, quindi in un certo qual modo in questa vita sicuramente un po' di classe, ecco, ti è rimasta, diciamo così. Per quanto riguarda invece l'oltre, mi dà questo flash, questa signora dell'oltre che appartiene alla tua famiglia dalla parte di tuo padre, mi dice, e mi ha dato questo flash della tua vita precedente, quindi mi ha anche appoggiato lei, per dirti che alle volte come gli indiani hanno le caste. Mi ha detto di dirti solo così. Ragionaci tu da sola, ok? C'è una persona che mi ha scritto: io sono sicura, da una luce gialla, sono sicura che ti è arrivato, è arrivato mio papà. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Rita Annunziata, vedere delle immagini, sentire di appartenere a quell'epoca significa ricordare qualcosa? Sì.
avete le foto lontanissime. Oh, che cara Moira Brentan. Moira Brentan. Moira, non è molto facile la tua vita precedente perché ti vedo in un campo nazista, ok? E ti vedo donna, ti vedo molto magra, molto. Quindi ogni tanto, quando ti senti nella disperazione più nera, sappi che c'è sempre una rinascita. Guarda te, no? Sei proprio un esempio. Dai campi di concentramento, adesso sei in questa vita. E quindi è una frase che sto dicendo molto spesso in questo periodo. In questa vita tu hai il beneficio di poter dare e non di dover chiedere. Sei in un'ottima posizione. Sicuramente però ci sono alcune cose che ti danno fastidio, come lo stridore del ferro, il rumore del ferro che strida con un altro ferro. È una cosa che ti mette paura perché è il rumore dei forni, le porte dei forni, le cingolie dei forni, o anche lo stridore della ferrovia, no? Quando stride, i binari stridono, è una cosa che te non ami per niente. Adori follemente invece il calore della casa, il calore della famiglia, il calore in generale della famiglia, perché l'hai avuto poco. E quindi ti è mancato molto, ok? In questa vita ti auguro di riaverlo, nel caso. Allora, mi dovete dire se vi è piaciuta questa diretta un po' particolare che, come vedete, ha unito il mondo astrale con il mondo dell'oltre. In un certo senso sono arrivati lo stesso e Mirella Greco sta scrivendo, stai esagerando, probabilmente si riferirà a una persona che ha richiesto tantissime volte, no? E quando avete bisogno, che veramente avete così tanto bisogno, invece di intasare questa chat, io vi consiglio di guardare un po' il gruppo di Bridges. E dal gruppo potete vedere che ci sono delle persone che magari possono fare più al vostro caso. A quel punto potete chiamarle in privato per chiedergli magari un consulto, perché tante persone lo fanno proprio il loro lavoro, ok? Quindi può essere ottimo da questo punto di vista, no? Ci sono persone che fanno le regressioni delle vite precedenti e sono bravissime, quindi assolutamente sì. Bene, allora se è stata bella, se vi è piaciuta, ogni tanto, non sempre, perché dovete sapere che l'oltre per me lo sapete alla precedenza, no? Quindi avere i messaggi dell'oltre, anche perché si infilano lo stesso, anche quando cerco di fare i viaggi sulle vostre vite precedenti, mi si infilano quelli dell'oltre, già che sono in viaggio, e danno invece queste emozioni incredibili. E sì, aspettate, però mi è arrivata una comunicazione. Vediamo un po' se la riprendo, scusate. Allora, Maria Dolores. Ok. Ma io l'ho trovata, sono sicura. Allora chiediamo a quelli dell'oltre di poter riprendere questa signora che mi è caduto l'occhio e mi hanno detto di dargli messaggio.
Non dite tutte sono io, sono io, sono io, se no impazziamo, perché vi sento tutte, loro vi sentono tutte, eh? Vi sentono dall'oltre quando voi li chiamate. Non pensate che non vi sentono, eh? Ok? L'ho vista. Eccola qua. Siete tantissimi, ho guardato adesso. Allora Luisa Abruzzese, dice Nicoletta qui è gratis, non è il mio lavoro, sai, a differenza di tante persone che sono qui che lo fanno per lavoro, giustamente io non lo faccio di lavoro, io sono un'impiegata semplicemente e quello che c'è nei miei consulti viene fatto in beneficenza. Ok? Giusto per darvi l'idea, quindi io qui sono per il vostro servizio e non per il mio. Ok. Ah, ma ti ritrovo, eh. Al 27esimo, ma ti ritrovo, non ti preoccupare che ti ritrovo. Scusate, ho un messaggio per una signora. Devo beccarla. Sono velocissima. Isabel De Vincenti Is. C'è una signora che viene da te dall'oltre. È una signora molto elegante, una bellissima signora, che non ti ha conosciuto molto, ma ti ha seguito dall'oltre, ha seguito te in tutto questo percorso. Ed è contenta che tu sia andata un po' fuori le righe rispetto alla tua famiglia, no? Sei andata veramente fuori riga, quindi hai veramente spezzato queste catene che vi facevano fare sempre lo stesso giro. Ci tenevo a dirtelo e ti ringrazio tantissimo per tutte loro anche. Io vi ringrazio tanto di questa bellissima diretta insieme, è stato meraviglioso avervi, siete state veramente centinaia e centinaia. Scusate se non siamo riusciti a fare più tutto, però l'importante è che stiamo assieme. Quindi, tanto amore, ci vediamo sabato invece con Anna Maria Squeri e le parole di Gianluigi, e lì sarà solo per l'oltre. Grazie ancora e non rimanete qui perché dopo di me c'è Gerardo Palumbo, che è un medium veramente straordinario. Baci a tutti.